per anni collaboratore sia di primo e secondo grado dei giudici regionali, poi a sua volta per tanti anni giudice regionale di primo grado. Ma come tutti i componenti di quello storico comitato laziale, dotati di duttilità e conoscenza calcistica, spesso pronti ad occupare ruoli diversi se necessario, tanto da occuparsi anche in qualità di osservatore di giovani calciatori per le rappresentative di giovani dirigenti segnalate, come è stato per Ernesto Salvini, all'epoca giovanissimo dirigente storico romano ed allenatore di rappresentativa regionale. Oggi stimatissimo, ancora giovane dirigente, in pettore tra i professionisti di una splendida ed ambiziosa realtà non più solo regionale ma nazionale, da lui costruita dai giovani fino alla Serie B, il Frosinone Calcio. Premio Leonardo Lamarra ad Ernesto Salvini, che purtroppo non ci ha potuto raggiungere questa sera per motivi personali, però premia Simone Lamarra. Ritira il premio Massimiliano Quadrini, dirigente Frosinone Calcio. Prego. Grazie. Ci scrive però Ernesto Salvini una lettera di ringraziamento per questo premio. Caro Gianni, grazie. Grazie per aver avuto l'idea, la forza e la capacità di aver voluto ricordare la figura di Renato Paitella, anzi, del presidente Renato Paitella. Sì, perché non c'è stata attività professionale o carica o di incarico in cui il presidente non sia stato protagonista. Carattere forte, viso dolce, tanta personalità, cuore, sagacia, tenacia, intraprendenza. Credo sia inutile continuare con gli aggettivi. Avrete capito quanto rispetto avevo per lui e quanto bene gli volevo, bene non scemato con la sua partenza per il cielo. Il premio che mi viene consegnato ha quindi per me un valore assoluto. Credetemi, avrei voluto essere qui con voi stasera e non sapete quanto, perché sarebbe stata l'occasione per rivedere tanti amici, l'occasione per ringraziare di persona Gianni Abrea, un fratello, e soprattutto per scorgere negli occhi di tutti noi la gioia per esserci ritrovati nel nome del presidente Renato Paitella. Sì, certo, chiaramente l'augurio è che Frosinone vada in Serie A, non lo dico per qualcosa, perché almeno così c'è anche il derby a Lazio. No, a parte gli scherzi, Ernesto l'ho conosciuto tanti anni fa in rappresentativa, lui faceva il selezionatore, il dirigente, da lì è nata un'amicizia che va avanti tra alti e bassi. No, scherzo, perché è una persona eccezionale, poi insomma lo conoscete tutti voi, quindi è inutile che sto qui a descrivervelo. E dispiace che non c'è stasera, so che sta in Canada, è dovuto partire all'improvviso per impegni di lavoro, però noi siamo contenti comunque che ha mandato qualcuno per Frosinone, perché comunque siamo vicini, ecco, a lui e a tutto il Frosinone. Auguriamo veramente di tutto cuore la Serie A, sarei veramente molto molto felice.